Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela ed eccomi ritornata in questo nuovo video pronta per voi a commentare la puntata di ieri sera e riassumervi del Grande Fratello VIP, ma scopriamo insieme che cosa è successo. Quindi 3, 2, 1, iniziamo e buon ascolto. La 24esima puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera, 7 dicembre, è stata una serata ricca di emozioni. Si è iniziato a parlare di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La showgirl ex inebriatore ha ammesso di essere molto felice per il rapporto che è nato con Pierpaolo e ha ringraziato Alfonso Signorini per avergli dato la possibilità nuovamente di stare con lui una notte nel Cucurio. Poi Alfonso Signorini ha dovuto affrontare un argomento molto delicato, ossia l'uscita di Francesco Pini, che ha creato, come noi sappiamo, un crollo di sofferenza in Tommaso Zorzi. Quest'ultimo, infatti, dopo poche ore che Francesco aveva abbandonato la casa, ha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di lui. Così il Grande Fratello ha deciso di farli incontrare e nel giardino del Cucurio c'è stata una grande emozione. Tommaso è in lacrime e Francesco invece ha cercato di rassicurarlo. Il figlio di Alba Parietti ha chiesto a Tommaso di non farsi alcun problema e mentre parlava gli ha chiesto esplicitamente di guardarlo negli occhi. Lui gli vuole bene, ma ovviamente non può ricambiare il suo sentimento, ma per Tommaso ci sarà sempre e se lui lo vorrà farà 4 passi avanti nella sua vita una volta uscito nel Grande Fratello e se ha bisogno di tempo Francesco ne farà altri 4 indietro. Si cambia nuovamente argomento e si parla della lite tra Ado Del Vesco e Stefania Orlando. La prima, come sappiamo, è sempre spalleggiata da Diane Mello, che la pensa sempre come lei. Non è successo nulla, ragazzi, c'è stato un piccolo chiarimento, solo che in studio nuovamente si è intrapreso il teatrino di Patrizia De Blanc, che urlando e inferendo proprio contro Stefania, gli ha dato della bugiarda e della falsa. Si parla poi di Selvaggia Roma, dove ha fatto una confessione in cui lei ammette di essere stata abbandonata dal padre, quindi questa clip ha fatto un po' commuovere tutti. Si passa al televoto, ieri sera non è uscito nessuno, ma c'è l'Immune che ha dato un po' troppo di polemica per quanto riguarda il pubblico sui social. Infatti, udite udite, l'Immune della settimana è Rosalinda Cannavò, in arte Ado Del Vesco. La meno votata invece è Selvaggia, che è finita direttamente al televoto. Però vi ripeto, si sono accese le discussioni sul web per quanto riguarda l'immunità di Rosalinda, in quanto credono che l'abbia votata il Brasile. Si arriva finalmente alla decisione di Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello per ritornare dai suoi effetti, ma soprattutto da suo figlio Nathan Falco. A differenza però di Oppini, la Gregoraci ha deciso di stare altri 3 giorni in più nella casa e così poi Signorini ha mandato questa clip dove racchiudeva gli ultimi 3 giorni. Poi, su richiesta di Alfonso Signorini, ha baciato sulle labbra Pierpaolo Petrelli, diciamo un bacio di addio, l'ultimo bacio, chiamiamolo così. Tommaso poi ha avuto l'opportunità di parlare del suo discorso con del suo rapporto, scusatemi, con la figlia di Michelunzi, che era Aurora Ramazzotti, e quindi spiega il perché hanno litigato tempo fa e lui è consapevole di aver sbagliato. Tommaso poi ha ricevuto la visita di sua mamma, quindi ha potuto rivederla e parlare un po' con lei. Elisabetta Gregoraci entra in studio, parla con Alfonso Signorini e si discute un po' dei suoi, diciamo, amori, non solo di Flavio Briatore, ma anche di un presunto, innamoramento con Filippo Nardi. Ci sono le nomination al televoto per venerdì, vanno Andrea Zalletta, Giacomo Urtis e Stefania Orlando. Ovviamente si è unita in automatico anche Selvaggia Roma. Bene ragazzi, questo è il riassunto della puntata di ieri 7 dicembre, quindi se vi va iscrivetevi al canale, lasciatemi un like di supporto, attivate la campanella così non vi perderete nessun prossimo video, vi raccomando commentate se vi va. Io vi auguro un buon 8 dicembre da Angela, da tutto il web.